prendiamo l'autostrada, siamo a Genova, Sestri, prendiamo l'autostrada e usciamo a Savona. Poi di lì percorriamo quei pochi chilometri che ci separano da Noli e quando saremo arrivati sul posto poi ci risentiremo per poter iniziare la nostra passeggiata. A dopo. Allora, eccoci arrivati a Noli. Per chi arriva da Genova, questa è la strada che porta al paese. Dove c'è quella torretta è il centro storico. Terminato il centro storico, si arriva in prossimità dell'Hotel Monique, si gira a destra e c'è una piazza dove ci sono i posteggi. Per prendere un posteggio libero bisogna venire un pochettino presto, altrimenti sono a pagamento. Per chi arriva invece diciamo da Ventimiglia, arriverà da quella direzione e comunque sia arrivato in prossimità dell'Hotel Monique, anche lui svolterà a sinistra per entrare nella piazza. Si attraversa tutta la piazza. Ci portiamo sulla parte destra dove c'è un collegio, la piazza si chiama Lorenzo Vivaldo, entriamo in via 25 Aprile, anche qui con un po' di fortuna si possono trovare dei posteggi liberi e poi inizia la stradina che porta al sentiero. Il sentiero è pallettato con un cerchio rosso e una barra. E cominciamo a scarpinare. Noli è un posto fantastico, ma se vai nell'entroterra è particolarmente ripido. Ecco, dopo un altro breve tratto arriviamo di nuovo a un bivio. Guardiamo i cartelli, palettata col cerchio e la barra che indica che bisogna andare da questa parte su di lì. Ma ora è già un po' che il sentiero ha perso quella ripidità che aveva. Qui possiamo vedere sempre il segnale con il quale siamo partiti. Allora, cerchiamo di ragionare. Questa scritta grotta è stata aggiunta da qualcheduno, infatti non è intarsiata dentro il legno come le altre. La grotta che noi dobbiamo andare a vedere è situata sul mare. Di conseguenza, ragionando, il mare si trova sulla sinistra di questo sentiero. Questo sentiero praticamente conduce verso il mare. Noi ora continuiamo ad andare su questo sentiero. Ok, scelta azzeccata. Abbiamo fatto bene a seguire la logica. Ora qua siamo ad un bivio. Sulla sinistra si prosegue per Noli, che penso faremo dopo, così avanziamo di fare il ritorno da questo sentiero dove siamo arrivati. Si va alla Grotta dei Briganti e infatti eccola qua. Grotta dei Briganti e dei falsari, Anto dei falsari, 10 minuti, perfetto. Qui bisogna stare molto ma molto attenti perché qua si scivola. Appena scesi e fatti pochi metri del sentiero principale, vi consiglio questa breve deviazione. Ora, se riesco, andiamo qua sopra e guardiamo se si può prendere un po' meglio lo strapiombo. Ecco, sono riuscito a venire sopra.
Belinga un bel salto, cacchio, bisogna stare un po' attenti, però dai, ma la vita, se vive una volta sola, dai, guarda che bello, lì c'è la strada. Dai, ora andiamo a cercare la grotta. Ora rifacciamo quel breve percorso con molta attenzione, perché ragazzi, comunque sia, bisogna stare sempre attenti, e andiamo in cerca della grotta. Questo forse è il pezzo più brutto, perché è il più scivoloso. Qua puoi rischiare di farti male, devi andare giù con molta molta attenzione. Però ho visto persone anziane, ho visto bambini piccoli. Ora andiamo giù, tanto abbiamo fatto andare avanti un po' con la scolaresca, e andiamo a vedere la famosa grotta. Avviciniamoci con calma. È bello, sì, non va giù? No, non se la sente? Non mi sento di fare la talpa. Allora, ed eccoci arrivati all'ingresso della famosa grotta. Qui la possiamo vedere o intravedere dall'alto, e ora noi dobbiamo andare dentro questo buco. Ora ci vediamo tra un po'. Eccoci all'ingresso del buco, ora abbassiamo le corna e entriamo. La famosa grotta dei briganti. E beh, ragazzi, è bella. È bella, bella, bella. Io sono meravigliato a volte che ci sono dei posti che non si conoscono, e bisogna dire grazie a internet se si vengono a scoprire. Questa grotta è importante arrivarci nel momento in cui il sole è davanti, basso, che la illumina completamente. Allora è uno spettacolo, perché sembra un'enorme lampada accesa dentro un monte. Allora, terminata la visita alla grotta, si fa ritorno verso Noli, e invece di fare il sentiero a ritroso, quello che abbiamo fatto per arrivare appunto alla grotta, facciamo l'altro, tanto vediamo una cosa diversa, e queste sono le rovine della chiesa Santa Margherita, quello che resta di una famosissima e storica chiesa. Qui sulla sinistra il sentiero porta Noli, che facciamo tra un po'. Questa chiesa è stata costruita sullo strapiombo che porta Noli e congiungeva la Repubblica Marinara di Noli col territorio di Finale. Parliamo della metà del X secolo. Thank you.
E quando tanti mi dicono, ma chi te lo fa fare di farti il mazzo così, ma belli, ma tutti quei chilometri, io non parlo, le faccio vedere i video. Miglior risposta non c'è. Oggi c'è un mare azzurro fantastico. Per il ritorno a Noli, per chi ha lasciato logicamente la macchina a Noli, seguire questo segnale, cerchio col numero 1 dentro. Il sentiero è unico, non ci si può sbagliare. È stata una bella gita, sono soddisfatto. Spero di essere riuscito a darvi delle indicazioni, non dico importanti, ma utili. Penso che il video per oggi possa chiudersi qua. Grazie per la visione, l'iscrizione al canale, la campanella, la condivisione sui vostri profili social per aiutare il sito e il canale a crescere. E c'è anche la pagina Facebook del fotogramma dove sono inserite video, fotografie che faccio quando vado a girare.